Dopo Costantino, l'impero attraversò un momento difficile, sia per le lotte interne per il potere, sia per la pressione sempre più forte che i Goti, una popolazione germanica originaria della Scandinavia, esercitavano sul confine danubiano, perché sospinti da un'altra popolazione, gli Unni. Solo con il generale spagnolo Teodosio I l'impero ritrovò la sua unità. Nel 382 il nuovo imperatore, alternando azioni di guerra con abili trattative diplomatiche, riuscì a pacificare i Goti insediandoli in Mesia e in Tracia come federati, cioè come alleati. I popoli barbari si insediavano in una regione dell'impero, impegnandosi a difenderla da altri invasori. Con Teodosio si rafforzò una tendenza iniziata da tempo. Il governo imperiale non solo consentì a intere popolazioni germaniche distanziarsi all'interno del confine romano, ma ricorse anche al massiccio reclutamento di germani, altra popolazione barbara, per rinforzare l'esercito. Tale politica, basata sul principio di combattere i barbari con i barbari, comportava una crescente germanizzazione della società, che provocò le critiche di molti, ma permise all'impero di resistere alla pressione barbarica per qualche decennio. Con Teodosio si compie un passo decisivo verso l'integrazione del cristianesimo nelle strutture dell'impero. Egli era un imperatore cristiano, a differenza di Costantino, che non assunse mai una posizione precisa, accettando il battesimo solo in punto di morte. Era cristiano anche per tradizioni familiari, il nome stesso è indicativo di ciò, poiché Teodosio significa dono di Dio. Quindi i problemi dei rapporti tra Stato e Chiesa erano al centro dei suoi interessi. Per questo nel 380 d.C. promulgò l'Editto di Tessalonica, in cui proclamava il cristianesimo religione di Stato. Il cristianesimo diventò così l'unica religione lecita nell'impero romano. Nel 391, con un altro editto, proibì i riti religiosi pagani, anche se compiuti in forma privata, e i sacrifici di animali. Le resistenze pagane erano tuttavia ancora forti, e ciò diede origine a una politica di persecuzioni che questa volta colpì coloro che non avevano aderito al cristianesimo. La religione cristiana, da perseguitata o tollerata, divenne la religione ufficiale dell'impero e iniziò a godere dei privilegi dapprima riservati al paganesimo. Poco prima di morire, nel gennaio del 395 d.C., Teodosio decise di lasciare l'impero ai suoi due figli, l'Occidente a Onorio e l'Oriente ad Arcadio, sperando con tale provvedimento di garantire la sicurezza e la stabilità. In realtà, tale divisione col tempo diventerà definitiva e le due parti dell'impero avranno destini diversi.